Garantire la purezza genetica del temolo adriatico, specie ittica autoctona un tempo presente negli affluenti alpini del Po, ma ora, secondo le ultime stime, limitata al tratto del più importante fiume italiano che va da Revello a Torino, al tratto di pianura del Pellice sino alla confluenza nel Po a Villafranca Piemonte e ad alcuni tratti della Sesia e dell'Adige. È questo lo scopo del monitoraggio genetico che la funzione specializzata tutela fauna e flora della città metropolitana di Torino sta realizzando in collaborazione con l'Associazione per la tutela degli ambienti acquatici e l'ittiofauna, i pescatori dei consigli di valle di Torino e l'Associazione degli amici del Po. Originariamente il temolo adriatico era presente nel bacino padano in tutti i corsi d'acqua che arrivavano giù dalle Alpi. Ora capite che tutto l'arco alpino, adesso le uniche due popolazioni che sembrano essere ancora presenti sono nel Po, tratto montano del Po, tratto di fondovalle qui a Villafranca, Carmagnola, e il tratto terminale del torrente Pellice, una popolazione. Seconda popolazione, il corso d'acqua del Sesia, in Val Sesia. Poi ci sono altre piccole popolazioni sparse come quella dell'Adige e via discorrendo che sono ancora in corso di studio. Però capite che l'areale è fortemente ridotto, è talmente ridotto che è sotto l'80% della originaria presenza, e questo fa sì che secondo l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura questo animale sia passato al grado di forte rischio di estinzione. Il passo successivo è l'estinzione in natura, quindi perderemmo una specie animale. Per la sua tutela, per la tutela di questa popolazione, si sta innanzitutto procedendo a una mappatura genetica per verificarne la purezza, diciamo, dal punto di vista genetico. E qualora risultasse pura, quindi in buono stato di conservazione, sicuramente andrebbero prese delle misure di conservazione per tutelarne la sopravvivenza. A noi sono stati chiesti alcuni campioni, un centinaio di campioni di questi animali, campioni di, come avete visto, di piccoli pezzettini di frammenti di pinne, che manderemo ad analizzare alla Fondazione Edmund Mac di Trento. Non è fatto per maltrattare assolutamente gli animali, vengono catturati, appunto, il sistema prevede la cattura tramite pesca elettrica, che è l'unico sistema che effettivamente ci consente la cattura in tempi brevi di un congruo numero di esemplari. A questi animali viene asportato un piccolo frammento di pinna, necessarie e indispensabili, appunto, per procedere all'identificazione genetica, senza la quale non saremo in grado di portare a casa questo risultato, questa conoscenza, e quindi di attuare le misure per la loro tutela.